Niente, sono Ivan Bonazzi della RSU AZ Fiber. Siamo in stato di presidio dopo 2 anni di, diciamo, battaglie interne, perché diciamo che siamo arrivati da una precedente, diciamo, bella vita sindacale, una vittoria, diciamo, e, che avevamo ottenuto dopo 6 mesi di presidio. Abbiamo fatto 2 anni dove la proprietà tedesca AZ Group ci aveva praticamente acquisito, mille promesse del quale praticamente zero mantenute. Siamo arrivati alla famosa notizia che è arrivata un mese fa, dove praticamente annunciavano dai 30 ai 50 esuberi. Niente, noi subito ci siamo attivati, siamo partiti col presidio, iniziative, siamo in stato di agitazione comunque tuttora. È stato annunciato che intanto la procedura di mobilità che loro volevano aprire dopo praticamente aver detto che non avrebbero neanche tenuto conto della precedente contrattazione che avevamo fatto, nel quale nei 3 anni non potevano licenziarsi, quindi non poteva essere aperta la procedura di mobilità. Intanto abbiamo ottenuto questo, nel senso che la procedura di mobilità si è bloccata. E noi comunque all'incontro abbiamo chiesto che l'azienda nel frattempo venga messa in vendita, o comunque prima di tutto che venga ripianata l'azienda, perché comunque i debiti li hanno fatti loro e che loro pensino a ripianarli, perché loro sono la causa di questo sfascio. Non sarà facile, perché comunque nel frattempo abbiamo perso clienti. Vediamo di continuare a lottare fino ad arrivare a una possibile vendita, perché comunque l'azienda c'è tuttora, funziona comunque, perché noi abbiamo dimostrato durante i 6 mesi di presidio precedente che la gente che sa lavorare all'interno di questa azienda c'è, e da soli siamo andati meglio che con una dirigenza. Quindi noi saremo pronti a ritornare a fare quello che abbiamo fatto ai tempi.